Bene, buonasera. Siamo qui per la seconda serata. Grazie perché vedo che il passaparola un po' ha funzionato. Probabilmente molte persone che si erano prenotate non sono riuscite a venire, però cercheremo di mantenere il livello della scorsa volta. Siamo al purgatorio. L'argomento di questa sera sarà l'amicizia e il perdono. Però cercheremo di dare un po' una visione generale a quello che è l'ambiente del purgatorio, ma lascio le spiegazioni a Giovanni in modo tale che non dico cavolate. Vi ricordo solamente che le uscite, per chi non c'era la volta scorsa, sono da quella parte, non si deve tornare indietro. E mi raccomando, dovete mantenere la mascherina durante tutto lo spettacolo, per favore. Grazie e buona serata. Nella seconda serata incontriamo un regno che è il più vicino a quello terreno, il regno del purgatorio, un regno in cui si cammina in compagnia con la letizia e anche al suono e al canto che rende più liete anche le pene a cui sono sottoposte le anime. Ma questo è un regno che fin da subito è diverso perché noi troviamo l'alba. E troviamo finalmente i colori e nel contempo anche l'acqua. Dolce color d'oriental zaffiro che si accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro. Agli occhi miei cominciò diletto non appena uscii fuori dall'aura morta che mi aveva contristato gli occhi e il petto. E poi ancora Dante vede l'alba e la descrive con dei versi che sono bellissimi. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggì innanzi, sì che di lontano io conobbi il tremolar della marina. E quando Catone Luticense, il guardiano del purgatorio, vede Virgilio e Dante, pensa che siano fuggiti dall'inferno, e allora si chiede se le leggi del cielo siano rotte, ovvero se siano state infranti quelli che sono i voleri del cielo. Ma subito Virgilio deve intervenire dicendo che lui sta facendo quel viaggio per accompagnare Dante per volere di tre donne benedette. E allora Dante e Virgilio iniziano a camminare, ma si rendono conto che per poter iniziare il viaggio del purgatorio, cioè per poter iniziare il cammino della purificazione, devono prima compiere due riti. Il primo rito è quello di cingersi di un giunco. Il giunco è il simbolo dell'umiltà e il secondo rito è quello di pulire il proprio volto, che è tutto cosparso di caligine che proviene dall'inferno. Ci sta dicendo il Dante Auctor che se noi vogliamo compiere il viaggio con lui dobbiamo armarci di umiltà e nel contempo dobbiamo avere il desiderio di purificare il nostro male, quel male che tutti noi possiamo accogliere nel cuore. E a questo punto inizia il viaggio di Dante. Dante e Virgilio vedono un vascello snelletto e leggero che arriva tutto pieno di anime che scendono e l'angelo nocchiero ritorna indietro alla foce del Tevere dove si assiepano tutte le anime che devono essere portate in purgatorio. E le anime che sono scese cantano in exitu Israel d'Egitto, ovvero Israele all'uscita dall'Egitto, il cantico della liberazione, perché il purgatorio è la cantica della libertà, non è soltanto la cantica dell'amicizia e della misericordia, ma è anche la cantica in cui l'uomo conquista la vera libertà, che è la libertà dal nostro male. La libertà dal nostro limite. E una delle anime che scende conosce e riconosce Dante, tanto che lo vuole abbracciare, ma l'anima è impalpabile, quindi le braccia ritornano al petto. Quest'anima è un amico di Dante, Casella, e Dante chiede a Casella di cantare, visto che Casella era solito accompagnare con la musica, i versi di Dante. E qui noi capiamo che la Divina Commedia non è fatta per essere letta a livello cerebrale, ma è fatta per essere declamata e per essere addirittura accompagnata con la musica.
come tutta la poesia antica era accompagnata con la musica, perché tra musica e poesia c'è una grande intimità. E allora Casella si mette a cantare Amor che nella mente mi ragiona, che è una poesia di Dante, e tutte le anime rimangono lì ferme e si dimenticano di ire a farsi belle, si dimenticano quindi di andare a compiere il cammino di purificazione, quel cammino che rende la nostra anima più bella. Ma Catone Luticense, che è il guardiano, subito le rimprovera: che è ciò, spiriti lenti, qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte a purgar lo scoglio che non lascia veder Dio manifesto. Subito, riprendete il vostro viaggio, non perdete tempo, riprendete il cammino, purificatevi di quel male che non vi permette di vedere la bellezza nel creato. La gloria di Dio si vede attraverso la bellezza, che si chiama via pulcritudinis, è la via che porta alla verità. Ed ecco che anche Virgilio si era dimenticato del suo compito di guida, e Dante vede Virgilio che si mette subito a fuggire, avvegna che la subitanea fuga dispergesse color per la campagna, io mi ristrinsi alla mia fida compagna. Dante subito segue Virgilio e vede che il suo maestro è tutto dispiaciuto. È la prima volta che Virgilio ha sbagliato, ma del resto Virgilio non si trova più nel suo regno. Virgilio è del primo cerchio, il limbo, dell'inferno. Qui si trova in un regno completamente nuovo. E Dante vede che Virgilio è dispiaciuto. Oh, dignitosa coscienza inetta, come te piccio il fallo, amaro morso. Dante si rende conto che tanto più una coscienza è pulita, è netta, tanto più anche un piccolo errore è motivo di amaro rimorso. Quindi è un po' la cartina al tornasole della nostra coscienza, il fatto di sentirsi responsabili di tutto, di essere dispiaciuti se c'è qualcosa che non è andato bene. Non diciamo allora è colpa dell'altro, ma ci sentiamo responsabili, tanto più noi stiamo facendo un cammino buono, un cammino di purificazione. E Dante vede che Virgilio è dispiaciuto. Quando gli piedi suoi lasciar la fretta che l'onestà ad ogni atto dismaga, la mente mia che prima era ristretta, lo intento rallargò sì come vaga. Questo canto, il canto terzo, è un canto tutto irto di perle, di saggezza, una dietro l'altra. Quando i piedi di Virgilio lasciano la fretta, fretta che toglie bellezza ad ogni atto. Dante ci sta dicendo che se facciamo qualcosa dobbiamo farlo come se fosse la cosa più importante, dobbiamo farlo con grande attenzione. Nella società del multitasking, del poter star dietro a tante cose, Dante ci ricorda che quello che fai devi farlo bene, con grande attenzione, come se fosse la cosa più importante. Quando i suoi piedi lasciarono la fretta che toglie bellezza ad ogni atto, la mente mia, la mente di Dante, che prima era concentrata soltanto su un piccolo desiderio, che era quello di riprendere il viaggio, che era anche quello di sentire la musica e il canto bello di Casella, adesso riallarga il suo desiderio. Quando io penso ai versi di Dante, mi viene in mente i piccoli desideri che noi abbiamo nella vita, su cui spesso ci concentriamo e che rovinano spesso le nostre giornate, perché ci dimentichiamo del grande desiderio che noi invece abbiamo nel nostro animo. Per spiegarlo mi viene in mente un esempio domestico, quello della pizza e del tramonto. Avevamo prenotato, ordinato delle pizze per una serata. Quando arrivano queste pizze noto che la mia era tutta bruciacchiata ai bordi, ed ecco che la nostra attenzione per quella serata era tutta sulla pizza. Dobbiamo cambiarla, ordinarne un'altra oppure no? E mia figlia dice, la figlia maggiore: papà, guarda che bel tramonto. Ecco, quella frase ha rispalancato il grande desiderio, perché noi volevamo mangiare la pizza, perché volevamo una serata bella, una serata felice. Dante ci sta dicendo che spesso noi stiamo su quei piccoli desideri della giornata, dimentichi di quello che è il vero desiderio della vita, che è il desiderio di una felicità piena. Ed ecco che Dante, che sta guardando di nuovo la montagna del Purgatorio,
dalla meta mai non torcer gli occhi, diceva Manzoni nel Carme in morte di Carlo Imbonati, non distogliere mai lo sguardo dalla meta, dal fine, e il fine per Dante è la felicità di questa terra, è la felicità per sempre. Più avanti avremo un'altra perla di saggezza bellissima, perder tempo a chi più sa, più spiace, tanto più tu sei consapevole dell'importanza dell'istante, del momento, del tempo, tanto più lo utilizzi con coscienza, con consapevolezza, vuoi utilizzare al meglio la tua vita, il presente, non vivi di futuro, ma vuoi la felicità nell'ic et nunc, nel qui ed ora. Ed ecco che Dante, che ha un realismo incredibile, non si dimentica di mettere subito l'accento sull'ombra, perché se sta sorgendo il sole, per la prima volta si deve vedere anche l'ombra delle persone. E Dante vede proiettata soltanto l'ombra davanti al proprio corpo, pensa di essere stato dimenticato da Virgilio, ma Virgilio non può avere ombra perché è impalpabile, incorporeo. E allora si gira verso Virgilio con la paura di essere stato lasciato da solo e Virgilio subito lo richiama. Perché pur di fidi non credi tu me teco e che io ti guidi? Perché continui a non avere fiducia in me? Dante in tutti i primi canti dell'Inferno ha messo l'accento sull'importanza di avere nella vita un maestro, di avere un maestro che sia non l'idolo, ma colui che cammina con te verso la meta, verso ciò che è bello e vero. E Virgilio rimprovera Dante, perché continui a non avere fiducia in me? Non credi che io sia con te, che io ti guidi? Vespero è già colà dove è sepolto lo corpo mio dentro al quale io faceva ombra. Napoli là, e da brandizio è tolto, a sofferir tormenti e caldi e geli, simili corpi, la virtù divina dispone, che come fa non vuole che a noi si spieghi. E qui Virgilio sta addirittura sciorinando la sua epigrafe, quella che si dice che Virgilio abbia voluto lui stesso dettare quando stava per morire. Mantua me genuit, Calabri rapuere, nunc partenope tenet. Sono nato a Mantova, sono morto a Brindisi e ora sono sepolto a Napoli. Virgilio sta dicendo che il suo corpo è nell'altro emisfero. Perché? Perché il purgatorio è collocato nell'emisfero australe, quindi esattamente agli antipodi della, potremmo dire, di Gerusalemme. E a questo punto Virgilio, con pochissimi versi, con pochissime terzine, spiega la storia della filosofia e anche la storia delle religioni, la storia della salvezza. Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. State contenti, umana gente, alquia, che se potuto aveste conoscer tutto, mestier non era parturir Maria, e disiar vedeste senza frutto tai, che sarebbe lor disio quietato, che eternamente è dato lor per lutto. Io dico di Aristotele, di Plato e di molti altri. E qui a questo punto Virgilio non dice più altro e chinò la fronte e rimane lì turbato, sconvolto. Cosa sta raccontando Virgilio? Che è pazzo chi pensa che la ragione umana possa arrivare a conoscere tutto il mistero della realtà. La storia della filosofia, la storia del pensiero è questo tentativo dell'uomo di conoscere la verità. Se questo fosse stato possibile, se fosse stato possibile all'umana ragione capire il mistero delle cose, già l'avrebbero fatto Platone, Aristotele, i grandi geni dell'umanità. E invece, dice Virgilio, è stato necessario che il mistero si rivelasse. Se l'uomo avesse potuto con la sua ragione e con la sua intelligenza comprendere tutto, mestier non era, vuol dire non c'era bisogno che Maria partorisse, non c'era bisogno della incarnazione. E tante persone sono rimaste purtroppo deluse del loro umano sforzo di raggiungere la verità perché non sono riusciti, anche se un genio come Platone nel Fedone
quando parla della vita e parla della traversata della vita, dice che l'uomo deve passare, iniziare il viaggio della vita mettendosi come su di una zattera, e l'uomo può viaggiare da solo oppure seguire il migliore dei discorsi umani, a meno che non sia il mistero stesso a rivelarsi. Quindi Platone ha l'intuizione che è la verità che si deve rivelare. In questi versi noi troviamo anche tutta l'umanità di Virgilio, che avrebbe voluto conoscere la verità ed è turbato proprio per questo motivo. Ma il Virgilio del Medioevo è un Virgilio profeta, è un Virgilio che ha avuto il presagio dell'incarnazione, secondo l'uomo medievale, la quarta egloga di Virgilio, che racconta della nascita di un fanciullo e del ritorno del regno di Saturno, ritorna una prole, una discendenza nuova, diversa, era anticipazione dell'avvento di Cristo. Ma questa era una lettura dell'uomo medievale. In realtà Virgilio stava parlando della nascita di Asinio Pollione. Ecco, dopo questa parte bellissima del canto, Dante vede un popolo molto vasto che cammina, che è paragonato ad un gregge. Nel purgatorio si cammina assieme, nel purgatorio abbiamo un popolo in cammino, ma qui ci troviamo nell'antipurgatorio, ci sono delle anime che hanno ancora qualche tratto simile all'inferno. Una di queste anime si fa avanti e chiede a Dante: «Pommente, se mai mi vedesti unque, prova a pensare se tu mi abbia mai visto». Del resto quest'anima è l'anima di Manfredi, il principe Manfredi, nato nel 1232, figlio dell'imperatore Federico II, che era sceso tra il 1232 e il 1233 in Sicilia, a Palermo, e che aveva conosciuto una nobildonna siciliana di nome Bianca, da cui era nato questo figlio che poi venne trattato come figlio illegittimo, il principe Manfredi, che nel 1250, alla morte dell'imperatore Federico II, divenne principe di Taranto, fu all'inizio alleato della Chiesa, ma poi iniziò a combatterla come fiero ghibellino. Nel 1260 la vittoria dei ghibellini e dei senesi contro i guelfi e i fiorentini fu anche dovuta alla cavalleria del principe Manfredi, ma poi nel 1266 Firenze e i guelfi riuscirono ad avere la rivincita a Benevento. E lì il principe Manfredi trovò la morte, giovanissimo, a soli 34 anni. Ecco che, essendo un principe, chiede a Dante se l'abbia mai visto, ad esempio effigiato sulle monete o nelle sculture, ma Dante non lo riconosce, semplicemente vede che biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'undecilio un colpo aveva diviso. Questo biondo era bello di gentile aspetto, il modo con cui nella Bibbia si racconta e si descrive il re Davide. E poi il principe Manfredi mostra un'altra ferita sulla sommità del petto e poi si presenta: «Io sono Manfredi, nipote di Costanza imperatrice». È impressionante, non si presenta come il figlio dell'imperatore Federico II, ma si presenta come nipote di Costanza, imperatrice. Anche perché Federico II è collocato all'inferno nel canto decimo e di lui non si dice niente, viene soltanto citato, mentre Costanza la troveremo in paradiso. Il principe Manfredi chiede di andare da sua figlia, che è una persona di fede, e di dire a lei come lui sta, dove lui si trova. Non è all'inferno, come tutti pensano, ma è in purgatorio, perché il principe Manfredi vuole che si preghi per lui, perché grazie alle preghiere dei vivi, di là si procede molto più rapidamente. E allora a questo punto il principe Manfredi riflette sul fatto che il pastor di Cosenza, cioè il vescovo di Cosenza, che fu mandato dal Papa Clemente alla ricerca delle sue ossa dopo che lui morì a Benevento, se questo vescovo avesse ben letto la sua faccia, cioè avesse capito che lui era morto convertito all'ultimo momento, le sue ossa sarebbero ancora al co del ponte sotto la guardia della grave mora, le sue ossa sarebbero ancora lì collocate
sotto i macigni, quei macigni che erano stati collocati per farne un mausoleo sul campo di battaglia, mentre, essendo morto, scomunicato, il suo corpo è stato portato fuori dallo stato della Chiesa, che era invece territorio considerato consacrato, a lume spento, e ora il suo corpo si trova fuori dallo stato della Chiesa, vicino all'Iri, che è il fiume verde, o Garigliano. Ma il principe Manfredi riflette che la giustizia umana è limitata, perché misura, ma la misericordia di Dio ha così grandi braccia che accoglie chiunque si lascia abbracciare dal suo amore. La riflessione è sulla giustizia umana e la misericordia di Dio. La misericordia di Dio accoglie fino all'ultimo momento colui che si converte. Pensate che secondo la tradizione della Chiesa il primo santo è San Disma, ovvero il buon ladrone. Fino a pochi attimi prima che riconoscesse Cristo, il buon ladrone era semplicemente un ladrone che era stato crocifisso. La giustizia umana pensa sempre di dividere gli uomini tra i buoni e i cattivi, ma in realtà l'umanità è tutta capace di bene, è nata per il bene, ma è così fragile che spesso compie il male. E allora qui la riflessione del principe Manfredi si sofferma sul fatto che spesso il nostro giudizio è limitato perché non comprende le ragioni profonde per cui spesso si può arrivare anche a compiere il male. Il principe Manfredi dice che comunque lui rimarrà per 30 volte il tempo in cui è stato scomunicato lì, nell'antipurgatorio. L'antipurgatorio è una invenzione poetica di Dante, perché secondo la dottrina della Chiesa non esiste. Dante si immagina che coloro che si siano convertiti all'ultimo istante debbano aspettare prima di entrare nel purgatorio. Il purgatorio di Dante ha una porta che si trova soltanto nel nono canto. Tante anime sono collocate ancora fuori del vero e proprio purgatorio. Avvegna che la subitana fuga dispergesse color per la campagna, rivolti al monte, ove ragion ne fruga. Io mi ristrinsi alla fida compagna. E come sarei senza lui corso? Chi mi avria tratto su per la montagna? El mi parea da se stesso rimorso. O dignitosa coscienza e netta, come te piccio il fallo, amaro morso. Quando li piedi suoi lasciar la fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga, la mente mia, che prima era ristretta, l'ontento rallargò, siccome vaga, e diedi il viso mio incontro al poggio, che inverso il ciel più alto si dislaga. Lo sol, che dietro fiammeggiava roggio, rotto m'era dinanzi alla figura, che aveva in me dei suoi raggi l'appoggio. Io mi volsi dal lato con paura d'essere abbandonato, quando io vidi solo dinanzi a me la terra oscura. E il mio conforto, perché pur diffidi? A dirmi cominciò tutto rivolto, non credi tu me teco e ch'io ti guidi? Vespero è già colà dove è sepolto lo corpo dentro al quale io facea ombra. Napoli là, e da brandizio è tolto. Ora, se innanzi a me nulla sa ombra, non ti maravigliar più che di cieli che l'una all'altro raggio non ingombra. A sofferir tormenti, caldi e geli, simili corpi la virtù dispone che, come fa, non vuol che a noi si sveli. Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. State contenti, umana gente, alquia, che se potuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria. E disiar vedeste senza frutto, tai che sarebbe lor disio quietato, che eternalmente è dato lor per lutto. Io dico d'Aristotele e di Plato e di molti altri. E qui
chinò la fronte e più non disse e rimase turbato. E un di loro incominciò: «Chiunque tu sei, così andando, volgi il viso. Pon mente se di là mi vedesti unque». Io mi volsi ver lui e guardai il fiso. Biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'un dei cigli un colpo avea diviso. Quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, el disse: «Or vedi», e mostrommi una piaga sommo al petto. Poi sorridendo disse: «Io son Manfredi, nepote di Costanza imperatrice. Ond'io ti priego che quando tu riedi, vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dichi il vero a lei, s'altro si dice. Poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei, piangendo, a quei che volentier perdona. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente allora, avesse in Dio belletta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarebbero ancora in co del ponte presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Ora le bagna la pioggia e muove il vento di fuor dal regno, quasi lungo il verde, dov'è le trasmutò a lume spento. Per lo maledizion si non si perde, che non possa tornar l'eterno amore, mentre che la speranza a fior del verde. Vero è che quale incontumace amore di Santa Chiesa, ancor che al fin si penta, starli conviene da questa ripa in fore, per ognun tempo che gli è stato 30 in sua presunzione, se tal decreto più corto per buon prieghi non diventa. Vedi oggi mai, se tu mi puoi far lieto, revelando alla mia buona costanza come mai visto, e anche questo divieto, che qui per quei di là molto s'avanza. Anca se l'improvvisa scomparsa, la dispersi gli anni per la campagna, volta verso il mont due purificas, mi me sustringiu la mia guida. Avaria poi lui me avesse senza di lui? Chi mi avaria guidato sulla montagna? Lui, a me pareva, tucada rimos, o nobile, dignitosa e pura coscienza, per un piccolo fal, quanto rimossa mar. Quanti sopè, ancessa la premura, che tolto il decoro a ogni atto della vita, la mia mente, prima fissa in un sol pensier, la slargà la visual e la spasiada con tu voltà la faccia verso il dos, che c'è più sedetuc a se slancia. Ai nostri spal, ros fiammeggiava il su, ros sultant dall'umbria del me corp, e che sura di mi appoggiava i soraci. Mi me son voltà sul fianc, con pagura deves sta abbandonà, quanto vist de nas de mi sultante la terra scura, e al me confort. Perché sempre malfidente la comincia di e rivolgendosi a me? Te crede no che son conti e te guidi? Le chiamò Sira. La duga è sotterrà al corp con tu qual facevi umbria, tol da Brindisi e portà a Napoli. Adesso, se denase mi che non l'umbria, meraviglies no, perché le come il ciel, due la luce, le nostre culade del passà. A soffrì turment del calte del frec, simil il corp, dall'onipotente indispost, ma come il faga, e venò svelal. Mat, quel che spera col suo co, le poter sviscerà l'infida strada che il teni in sostanza i tripersom. Sti contento, gente, de saver che signore il ghe, che se aveus pudiu vedetu i quant, non era necessario il partorì de Maria. E i vis desiderà de tutti inutilmente quei che del savesse resta soddisfà e che invece sto desideri della lor pena. Quest le desideri Aristotele de Platone e de Centalter, e chi la sbassalcò e la tasù, perché anche lui l'era come lur. Vun de lur la comincià. Qualunque ti te siet, in tan che te vet, prova guardamo,
e fa a mente se de là te ne mai viste. Mi subvoltai verso de lui e lo guarda fisso. L'era un biondin, bel, d'aspetto gentil, ma con un colpo l'era sta divis. Vin di soci, da un colpo sta divis. Dopo che gavevi cortesemente negà d'aver mai visto, el m'ha di, te vedet? El me mostro la ferita sur al cuore. Poi sorridente la di, mi son Manfredi, ne ud dell'imperatis Costanza, e te preghi, quanti in terra te tornaret, tendante la mia bella Tusa, degna madre dell'onor di Sicilia ed Aragona, e dic la verità, se su me se disdivers. Dopo che mi sono stato gravemente ferì, senza scamp, mi sono tacca al Signor, a quel che tan volentieri ha perduna. Le vera, orribili sta me peccà, ma l'immensa bontà del Signor, la gai brage lung, basta andare verso di lui. Se il vescovo de Cosenza, che a caccia di me le sta mettendo del Papa Clement, e mi avesse guardato con giusta clemenza, gli os del mio corpo s'arrielamò sulla testa del Punta Benevento, custodì sotto un pesante montone de sas. Adesso in sotto l'acqua, esposta al vento, fuori dal Ream, in riva al fiume, trasportà là, senza pissan lume. Per la luce comunica le nodida che si potranno tornare all'amore eterno, perché la speranza è l'ultima a morì. Vera le che quel che mi è lontano dalla Santa Gesa, anche se si pentì, a destra fuori, ai piedi di sto mondo, per un tempo 30 volte più lungo di quel che lui le sta disibiendo. Tempo scurtà se devi che io rassium. Adesso guarda se ti puoi far contento. Fa sapere la mia buona costanza che te mi vest e l'impedimento che go, che chi, per i meriti di vif, si fa passi innanzi. Entriamo in purgatorio che è costituito da 7 balze, ma le anime non sono collocate soltanto in una balza, ma camminano. Le 7 balze sono quelle dei superbi, poi degli invidiosi, degli iracondi, degli accidiosi, degli avari e prodighi, dei golosi e infine dei lussuriosi. E le anime rimangono in queste balze in proporzione a quella che è stata la forza e l'intensità del vizio. E Dante in questo cammino ci insegna a guardare le nostre tendenze peccaminose e ci insegna a partire da quella che è la radice più grossa, perché il vizio capitale a cui noi siamo più affezionati è come la radice più grossa di un albero. Tolta quella radice possiamo anche sradicare facilmente quelle più piccole. Ecco, nella prima balza, quella dei superbi, Dante sente la preghiera del Padre Nostro. Padre Nostro è la preghiera che sottolinea che siamo tutti figli di uno stesso Padre, per cui la superbia non ha motivo di esistere. La superbia che da San Tommaso è definita come l'amor excellentiae, cioè il desiderio di primeggiare che non ti permette di vedere il merito altrui. Ecco perché la virtù opposta a questo vizio è l'umiltà, che non significa dire che non si è capaci di far nulla, ma significa riconoscere che quello che hai, i doni che ti sono stati dati, non sono tuoi, non sono soltanto per te, ma sono per tutti. L'umiltà vera è dire sì, cioè dare il servizio, mettersi a disposizione con la tua persona e con i doni che a ciascuno di noi vengono donati, ai talenti che ciascuno di noi ha, perché il mondo sarebbe più bello. Ogni pezzo del puzzle sarebbe diverso. Il puzzle è la realtà. Se tutti noi mettessimo i nostri talenti a disposizione, tutto il mondo sarebbe differente. E Dante vede queste anime che, oltre a recitare il Padre Nostro, camminano sotto il peso di un macigno che le obbliga a guardare verso terra, humus, terra, da cui umiltà. E sono 3 le anime in particolare su cui è focalizzata l'attenzione.
l'anima di Umberto degli Addobrandeschi che rappresenta la superbia per la nobiltà di sangue, l'anima di Oderisi da Gubbio che rappresenta la superbia per l'arte e Provenzal Salvani la superbia per la politica. Ed ecco che Umberto degli Addobrandeschi mostra di essere proprio all'inizio del cammino di purificazione, perché non si presenta come Umberto con la sua identità. Io fui latino, nato d'un gran tosco, Guglielmo Addobrandesco fu mio padre, pommente se il nome mai fu vosco. L'antico sangue, le opere leggiadre dei miei maggiori, mi fersi arrogante che non pensando alla comune madre, ogni uomo ebbe in dispetto tanto avante che io ne morì, come i sanesi sanno, e sallo in campagnatico ogni fante. Io fui latino, sono dell'Italia, in particolare della zona di Siena, perché gli Aldobrandeschi possedevano tante terre a sud di Siena, ma quando il comune di Siena diventa sempre più forte, questi nobili decidono di contrapporsi e spesso prendono a bastonate gli emissari del comune di Siena. Ed ecco che un giorno Siena decide di vendicarsi. E Umberto degli Addobrandeschi venne ucciso, probabilmente in uno scontro a fuoco o per altri, venne ucciso durante il sonno. Sono nato da un grande toscano. Questo nato d'un gran tosco ci ricorda le parole del personaggio più fiero di tutta la Divina Commedia, quella Farinata che in maniera indiscreta esordisce con Dante: «O tosco che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di fermarti in questo loco». Dante ama i richiami interni. Questo Umberto degli Addobrandeschi è molto simile a questo Farinata per altezzosità, per superbia. E soltanto dopo questo personaggio dirà: «Io sono Umberto», e deve riconoscere che la sua arroganza, la sua superbia ha fatto sì che lui morisse, e a Siena lo sanno tutti e a Campagnatico lo sanno tutti i fanti. Fanti sono coloro che parlano, anche i bambini sanno come io sono morto, e questa superbia non ha portato nel malanno soltanto me, ma tutti i miei consorti, tutti i miei parenti. Ma Dante decide di dedicare lo spazio più grande alla superbia per l'arte, probabilmente perché tiene particolarmente alla fama. Dante lo vedremo nel canto 17 del Paradiso, che teme di perder fama presso coloro che questo tempo chiameranno antico. Dante vuole essere famoso, e Dante però percepisce anche l'inanità della fama, l'assurdità, il fatto che questa fama può durare poco. Ed ecco che vede e riconosce un famoso miniaturista della sua epoca. «Oh, non sei tu, Oderisi, l'onor da Gobbio e l'onor di quell'arte che alluminare chiamata in Parisi». Oderisi da Gubbio era un miniaturista celebre, ma poco dopo, da Bologna, che era una città di avanguardia, la città dove nasce anche Guido Guinizelli, che sarà il maestro del Dolce Stil Novo, poco dopo nasce questo Franco da Bologna, che realizza delle miniature molto più svolazzanti, molto più dinamiche e vivaci. E Oderisi da Gubbio lo deve riconoscere, perché qui in Purgatorio si sta purificando. «O frate, più ridon le carte che pennelleggia Franco bolognese, l'onore è tutto suo e mio in parte. Ben non sarei stato sì cortese, mentre che io vissi per lo gran disio dell'eccellenza, ovvio mio core intese. Di tal superbia qui si paga il fio, e ancora non sarei qui se, possendo peccar, mi rivolsi a Dio. O vanagloria delle umane posse, con poco verde in sulla cima dura, se non è giunta dalle tati grosse. Credette, cimabue, nella pittura tenerlo campo, e ora ha giotto il grido, sì che la fama di colui è oscura. Così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. Non è il mondan rumore altro che un fiato di vento che or vien quinci or vien quindi, e muta nome perché muta lato.
Qui ci sono delle parole che sono di una potenza incredibile, soprattutto di una profondità grande. Sono parole dedicate alla fama. Oderisi da Gubbio riconosce che lui si trova lì in purgatorio perché ha avuto forte la tendenza ad affermare se stesso senza riconoscere la superiorità degli altri. Quando era vivo non avrebbe riconosciuto che Franco da Bologna lo aveva superato nell'arte. E adesso riconosce che la fama dura poco, a meno che l'età in cui vive un artista non sia seguita da un'età grossa, cioè da un'età di ignoranza. È molto facile che un artista venga superato da un altro, che l'allievo superi il maestro. Cimabue pensava di essere il più grande, ma suo allievo Giotto lo ha superato, tanto che ha oscurato la fama di Cimabue. Pensate che Firenze ha dato i natali probabilmente nello stesso anno, 1265, certamente Dante, forse anche Giotto, ha dato i natali a due grandi geni che hanno cambiato la storia dell'arte e la storia della letteratura. Allo stesso modo, nel campo letterario, Guido Guinizelli era il più importante, il maestro del Dolce Stilnovo, ma è stato superato da Guido Cavalcanti, grande amico di Dante, maggiore di lui di 5 anni. E forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. Quando si leggono questi versi, di solito si addita Dante come superbo, perché Dante sta dicendo che è nata una persona che supererà sia Guido Guinizelli che Guido Cavalcanti. In realtà Dante volutamente fa sì che venga additato come superbo, perché in questo modo i milioni, ma io direi miliardi di persone che leggono e conoscono la Divina Commedia, percepiranno che Dante ha peccato di superbia, e in questo modo Dante già sta espiando. E del resto Dante non nasconde il fatto che lui non andrà direttamente in paradiso. Sono tantissimi segnali che ci fanno capire che senz'altro lui rimarrà almeno nella balza dei superbi e in quella degli invidiosi. Quindi Dante, in maniera geniale, vuole far sì che lui venga additato come superbo. E a questo punto Dante presenta l'immagine della fama. Non è il mondan rumore. La fama è un mondan rumore, non è neanche musica bella, è un rumore che non può essere decodificato. Il rumore del mondo, la fama, non è che una flatus vocis, un fiato di vento che cambia nome soltanto perché muta lato, punto da cui spira. E a questo punto, nei versi successivi, dice: che voce avrai tu più? Che cosa si dirà di te se vecchia scindi da te la carne, quando sarai vecchio, o se tu scindi la carne da te, cioè morirai prima di aver lasciato il pappo e il dindi, in maniera onomatopeica, cioè se tu morirai quando sei ancora piccolo e usi quelle parole come pappa, dindi, eccetera. Che cosa tra 1000 anni? Che cosa si dirà di noi? Che cosa sarà importante? Per citare i Manzoni del 5 maggio, fu vera gloria, si chiedeva a proposito di Napoleone, e subito dopo ai posteri l'ardua sentenza, ma alla fine del 5 maggio si dice che Napoleone è portato in un'aria più respirabile, dov'è silenzio e tenebra, la gloria che fu. La riflessione di Dante, che ama la fama, è che comunque la cosa più importante nella vita, alla fine, è ottenere la salvezza. La cosa più importante è l'eternità, perché 30, 40 anni, 2 secoli di gloria non sono nulla di fronte alla salvezza e alla eternità. E Oderisi da Gubbio, per far riflettere Dante ma anche il lettore sulla brevità della fama, dice: colui che del cammin si poco piglia, dinanzi a me Toscana sono tutta, e ora appena in Siena sempre spiglia. Quel personaggio lì era conosciutissimo in Toscana, ma Dante non riesce a riconoscerlo. Si tratta di Provenzan Salvani, colui che fu uno degli artefici della battaglia di Monteaperti, della vittoria dei Ghibellini e dei Senesi contro Firenze e contro i Guelfi.
colui che però venne ucciso nel 1269. E pensate, gli venne mozzata la testa e la sua testa venne poi portata come trofeo su di una lancia. Ma Dante non lo riconosce e Dante chiede chi sia quel personaggio. Leo Derisi da Gubbio risponde che lui è lì perché fu presuntuoso di poter portare tutta Siena sotto il suo potere. Proprio al momento della battaglia di Monteaperti, quando Siena ha vissuto il momento della sua gloria maggiore. E si trova lì, nel purgatorio, nella prima balza dei superbi, e non è invece nell'antipurgatorio, per un gesto di umiltà che lui fece per salvare un suo amico, perché le vene e i polsi gli tremarono per raccogliere i soldi per salvare questo amico che si trovava nelle prigioni degli Angioini a Napoli. E per quel gesto di umiltà lui ha potuto scampare dall'antipurgatorio e si trova già nella prima balza, quella dei superbi. Io fui latino e nato d'un gran tosco. Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre. Non so se il nome suo giammai fu vosco. L'antico sangue e l'opere leggiadre di miei maggior mi fer sì arrogante che, non pensando alla comune madre, ogni uomo ebbe in despetto tanto avante che io ne morì, come i sanesi sanno, e sallo in campagnatico ogni fante. Io sono Umberto, e non puor me danno superbia fa che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno. E qui convien ch'io porti questo peso per lei, tanto che a Dio si soddisfaccia, poiché io non l'fe tra i vivi, qui tra i morti. Ascoltando, china in giù la faccia, e un di lor, non questi che parlava, si torse sotto il peso che l'impaccia, e videmi e conobbemi e chiamava, tenendo gli occhi con fatica fissi a me, che tutto chin con loro andava. «Oh», diss'io lui, «non sei tu, Derisi, l'onor da Gobbio e l'onor di quell'arte che alluminar chiamata è in Parisi?» «Frate», diss'elli, «più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese. L'onore è tutto or suo e mio in parte. Ben non sarei io stato sì cortese, mentre ch'io vissi, per lo gran disio dell'eccellenza ove mio core intese. Di tal superbia a cui si paga il fio, e ancor non sarei qui, se non fosse che possendo peccar, mi volsi a Dio. O vanagloria dell'umane posse, come poco verde in su la cima dura, se non è giunta dalle tati grosse. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha giotto il grido, sicché la fama di colui è scura. Così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. Non è il mondar rumore altro che un fiato di vento, cor vien quinci or vien quindi, e muta nome perché muta lato. Colui che del cammin si poco piglia dinanzi a me, Toscana sono tutta, e ora, appena in Siena, sempre spiglia, ond'era sire quando fu distrutta la rabbia fiorentina, che superba fu a quel tempo sì come ora è putta. Mi sun sta latin e nasci in Toscana. Era mio padre Guglielmo Aldobrandeschi, e sonò se il suo nome l'è mai stato sentì. E il sangue e i vicende dell'antica nobiltà di mia gente mi ha rendu talmente superb che senza pensare che sentì ci stesse. Ho disprezzato in maniera tal di causare la mia morte. I senesi al San e in campo magnatico a San anche i bagai. Mi su Umberto, e non soltanto a mi fandagne la superbia, perché anche agli altri miei parenti, da lei, in una gran ruina, in stati radenti. Nell'ascoltà ho sbassaggio la faccia,
E vien de lur, non quel che parlava, a se gira sutta al gran fastidius pes, vedendum el ma conosciu e me chiama, e teniva giò gli occhi fissi de mi, che camminavi con lur tubbia cagiò. E godia lui, dite se tu derisi, l'onur de gubbio, e l'onur de che l'arte che a Parigi il chiamen illuminasium. Fratel, la di lui, in più se bei i cursei più tirà da Franco Bolognes, l'onur le tu so, a me soltanto in parte. Da viv non saria sta si tan cortes, anzi, in cœur al desideri cultivà, e sta quel deves prima sura de tuc. D'una tas superbia, che chi se paga il presi, se non saria che per perdono a mo peccà, e il Padre Eterno me fes minga rivolt. Oh, quanta le inuti la gloria umana, e quan poco il dura ul verte di Soram, se renò sostenuta dalla decadenza. Credeva Cimabue, in della pittura, di resta prim, ma desge giotto, che gascurisse la sua nomea. Similmente, un guido, all'alter e gattot la gloria della lingua, o forse le nasci qual vun più se bravo e superiore a tu cedù. Al fracas del mont, le come un bof de vent, che il va de chi e il va de là, e cambia nom, e cambia direzione. Quelle che in dell'andà e il cammina in scia d'asi di nas de mi, in tutta la Toscana l'era rinumà, adesso lui se ne parla malapena in Siena, due l'era maggiur quanto è sta distrutta la rabbia fiorentina, che a quel tempo la superba, al contrario di adesso che la sbassalcò. Siamo giunti finalmente all'incontro con Beatrice, ci troviamo nell'Eden, nel paradiso terrestre. La Divina Commedia ambientata nel 1300, Beatrice è morta l'8 giugno del 1290. Sono 10 anni che Dante non vede Beatrice. Nel contempo, quando muore Beatrice l'8 giugno del 1290, Dante va in crisi, si mette a studiare filosofia nella scuola dei francescani e in quella dei domenicani, e poi compone quest'opera, La Vita Nova, che è l'opera giovanile, l'opera in cui racconta la sua storia, il suo incontro con Beatrice, prima a 9 anni, poi a 18 anni, e poi la morte di Beatrice, e poi la promessa nell'ultimo capitolo della Vita Nova, in cui Dante promette di studiare così tanto fino a quando non sarà in grado di scrivere quello che mai nessuno ha scritto per una donna. E poi piaccia a Dio, scrive Dante, che io possa anche morire e possa andare davanti a lei, a contemplare lei che guarda sempre il volto di colui che è benedetto per tutti i secoli. La cosa impressionante è che questo capitolo, il 42esimo della Vita Nova, è scritto quando Dante ha soltanto 29 anni, nel 1294. E Dante effettivamente termina la Divina Commedia e poi muore tra il 13 e il 14 settembre del 1321. E di questo siamo certi. Boccaccio aveva scritto nel trattatello in laude di Dante che quando Dante era morto mancavano gli ultimi 13 canti del Paradiso e che poi comparve in sogno dopo alcuni mesi Dante al figlio Jacopo e gli mostrò dove erano nascosti i 13 canti perduti. Non sappiamo se il racconto del trattatello in laude di Dante sia autentico, ma quello che è certo è che il Paradiso venne divulgato a partire dal 1322, quindi dopo la morte di Dante, e significa che Dante aveva appena terminato quest'opera e quindi possiamo quasi parlare della profezia che Dante ebbe in gioventù. Dopo aver terminato l'opera, probabilmente poteva anche morire. Ma qui, nella finzione letteraria, Dante incontra Beatrice, siamo nell'Eden, c'è una processione, ci sono 24 anziani, e poi c'è un carro, e poi vedremo tutta una serie di altre figure, e si levano delle voci da quella processione. La prima voce è Veni sponsa del Libano, che
significa vieni o sposa dal Libano, proviene dal Cantico dei Cantici e probabilmente sta alludendo all'amore dell'anima per Dio, ma potrebbe anche alludere alla nascita della Chiesa. Qui è una frase che è foriera portatrice dell'avvento di Beatrice, di questo incontro che Dante sta facendo dopo 10 anni con l'amata. E poi una seconda voce, Benedictus qui venis, benedetto tu che vieni, la frase appunto che accompagna Cristo nella Domenica delle Palme, la domenica prima di Pasqua, quando fa il suo ingresso a Gerusalemme. E questa frase ci sta dicendo che la figura che tra poco comparirà in un certo senso Cristofora, cioè ci sta dicendo che per Dante l'incontro con Beatrice ha significato anche l'incontro con la fede. E poi una terza frase, date lilia plenis manibus, elargite giglia piene mani, e questa frase è prelevata dal sesto libro dell'Eneide, quello in cui attraverso la catabasi Dante scende agli inferi nell'Ade e poi incontra Anchise che gli mostra tutti i grandi personaggi della storia romana, e tra questi anche Marcello. Quella elargite giglia piene mani introduce l'avvento di questo grande Marcello, del personaggio importante della storia romana. A quale Marcello esattamente Virgilio alluda, però, non è dato sapere. E Dante vede una pioggia di fiori, e dentro questa pioggia di fiori vede una donna di cui ancora non intravede il volto e gli occhi, ma vede 3 colori, il bianco, che è simbolo della fede, il verde, che è simbolo della speranza, e poi il rosso, che è simbolo della carità. Questa donna ha quindi le 3 virtù teologali. La fede, la speranza e la carità sono le 3 virtù teologali sulle quali Dante verrà provato nel Paradiso, nel canto 24, 25, 26 del Paradiso, dinanzi a San Pietro, a San Giacomo e a San Giovanni. E poi Dante riconosce, senza aver ancora visto in volto Beatrice, che quella donna che è dinanzi a lui è il suo antico amore, è Beatrice, e per questo si volge verso Virgilio per dicere «Men che dramma di sangue mi è rimasto che non tremi, riconosco i segni dell'antica fiamma». Sono i versi con cui Didone, nel quarto libro dell'Eneide, riconosce che il suo cuore si è di nuovo innamorato. Dopo che era morto Sicheo, lei aveva promesso di non sposarsi più, ma incontrando Enea e scoprendo le vicissitudini e le gesta di questo grande eroe, Didone si era innamorata di lui. E Dante sta lasciando Virgilio citando i suoi versi. Dante vuole dire a Virgilio che non c'è neanche una goccia di sangue che non tremi e che lui riconosce l'antico amore per Beatrice, ma Virgilio n'aveva lasciati scemi di sé. Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi, né quantunque perdeo l'antica madre, valsera le guance nette di rugiada che lagrimando non tornassero atre. Virgilio non c'è più, e Dante lo saluta citando il suo nome per 3 volte. Abbiamo notato come quando una parola compare per 3 volte assume un valore sacrale. Virgilio è suo padre, Virgilio è la sua guida, Virgilio è il suo maestro. Virgilio è nel canto 21esimo e 22esimo del Purgatorio stato quel lampadoforo che ha portato la lampada dietro a sé, non ha illuminato il proprio cammino, ma ha illuminato il cammino degli altri. Virgilio è colui che era entrato in scena nel primo canto dell'Inferno con una bellissima iniezione, e adesso qui non c'è più, e siamo nel canto 30esimo del Purgatorio. E Dante, anche se si trova nell'Eden, si mette a piangere, né quantunque perdeo l'antica madre, significa... Anche se io mi trovavo nell'Eden, che è il luogo della felicità piena, io mi misi a piangere. E allora Beatrice lo rimprovera. Dopo 10 anni usa delle parole che sono particolarmente forti. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora. Pianger ti conviene per altra spada. E qui è mirabile, perché questo è l'unico punto di tutta la Divina Commedia in cui compare il nome di Dante,
che viene registrato qui di necessità, si dirà poco più tardi, perché è norma retorica non riportare mai il proprio nome all'interno di un'opera. Qui viene citato il nome Dante soltanto perché l'autore ci vuole comunicare qualcosa di importante. Ci vuole comunicare che lui ha conosciuto il suo nome grazie all'incontro con Beatrice. Per gli antichi latini nomen deriva da omen, da destino, quello che è l'augurio, quello che è il presagio, quello che accadrà, il tuo futuro, il tuo destino. Dante, attraverso l'incontro con Beatrice, ha scoperto che anche lui è fatto per il bene, anche lui è fatto per il cielo, anche lui è fatto per amare, anche lui è fatto per un cammino di salvezza. E quindi l'incontro di Dante con Beatrice assomiglia molto da vicino all'incontro che l'innominato fa con l'arcivescovo Federico Borromeo, quando si abbracciano e l'innominato dice: mi conosco bene soltanto adesso so chi sono. Dante si è conosciuto soltanto incontrando Beatrice, così come tutti noi possiamo dire ci conosciamo bene soltanto quando incontriamo qualcuno che ci ama, che ci abbraccia e che ci fa scoprire che noi siamo fatti per essere amati e siamo fatti per amare. Ma Beatrice ci fa capire anche cosa significa perdonare. Perdonare significa chiamarti ad un giudizio. Perdonare significa anche chiamarti a riconoscere il tuo errore e a riconoscere che devi fare una strada. Per il fatto che Virgilio se n'è andato via, non piangere, non continuare a piangere, perché piangerai per ben altra spada. La spada che trafiggerà il cuore di Dante sarà la spada dell'esilio, che accadrà tra, si verificherà tra il gennaio e il marzo del 1302. E le parole di Beatrice sono sferzanti, sono forti, tanto che intervengono addirittura gli angeli e dicono: perché si lo stempre? Perché stai trattando così Dante? E sì, perché Beatrice aveva detto: guardaci ben, ben son Beatrice, come degnassi di salire al monte, non sapevi che qui l'uomo è felice. Dante, non sai che nell'Eden l'uomo è felice, perché ti metti a piangere? E allora ecco che Beatrice spiega le ragioni per cui sta stemprando, cioè sta trattando Dante in questo modo. E molto sinteticamente Beatrice dice che in vita gli aveva mostrato la strada buona, ma quando lei è morta e lui avrebbe dovuto seguire ancora di più quella strada perché non c'era più la Beatrice sensibile, e Beatrice poi gli era apparsa più volte nelle visioni, nei sogni, Dante si era perso dietro ad altri piaceri, dietro ad altre donne, alla donna gentile che nella vita nuova rappresenta la filosofia, cioè il cercare la strada attraverso pensieri umani, saggezza umana, e non attraverso la via che invece Beatrice gli aveva indicato. E allora Beatrice fa notare come Dante si era talmente perso che era arrivato vicino alla perdizione e alla morte ed è dovuta intervenire chiedendo il soccorso di Virgilio. Allora Beatrice ci fa riflettere sul fatto che bisogna avere il coraggio di continuare una strada buona quando si è riconosciuta che quella strada è quella buona per la propria vita. La seconda cantica si conclude con dei canti bellissimi in cui abbiamo addirittura una profezia sulla storia dell'umanità e sulla storia della Chiesa, una profezia che riguarda quella processione e un carro che si è fermato vicino all'albero della vita. Ci sono diversi momenti di questa profezia, un'aquila che investe quel carro che rappresenta la Chiesa e poi una volpe che entra nel carro e poi la stessa aquila rompe le foglie dei rami dell'albero della vita che cadono nel carro e poi un drago che spezza questo carro e poi un gigante che inizia ad amoreggiare con una meretrice, fin quando non arriverà un 510 e 5 che caccerà quel gigante. E qui questo 510 e 5 è stato interpretato utilizzando la decodificazione, ad esempio, dei numeri latini, quindi DXV, che è l'anagramma di Dux, una guida. Può essere interpretato come Dominus Christus Victor, può essere interpretato anche in un altro modo,
500, 10 e 5 sono due modi per dire 105 e 105. E allora la cosa interessante è che il purgatorio si chiuderebbe così come si era aperto l'inferno, perché se noi andiamo al verso 105 del primo canto dell'inferno, scopriamo che si sta parlando del veltro, sua nazione sarà tra feltro e feltro, è il verso 105 del canto primo. La conclusione del purgatorio ci vuole proporre questi due regni come un dittico, l'avvento del veltro, cioè la profezia dell'arrivo di un personaggio che farà sì che la corruzione, che farà sì che il male venga finalmente spazzato via. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno addorno e la faccia del sol nascere ombrata sì che per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori sovra candido vel cinta d'oliva donna m'apparve, sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato che la sua presenza non era di stupor, tremando, affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor, sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto prima che io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col respitto col quale il fantolin corre alla mamma, quando ha paura o quando elli afflitto, per dicere a Virgilio, men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé, Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio, a cui per mia salute diemmi, né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada che lagrimando non tornasse ratre. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che pianger ti conven per altra spada. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora viene a veder la gente che ministra per gli altri legni e a ben farli ancora. In sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al suon del nome mio che di necessità qui si registra, vidi la donna che prima m'appariò velata sotto l'angelica festa drizziar gli occhi verso di me di qual d'arrio. Tutto che il vel che le scendea di testa, cerchiato delle fronde di Minerva, non la lasciasse parer manifesta. Regalmente, nell'atto ancor proterva, continuò, come colui che dice il più caldo parlar dietro riserva. Guardaci ben, ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte, non sapei tu che qui è l'uom felice? Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi nesso, i trassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba, com'ella parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietà de acerba. Mio vist, intan che cominciava il dì, la parte oriental del ciel, tutta rusada, e l'altra parte unnada da un bel seren. E il sul che nasceva con una faccia velata, tanché la stemperanza di vapor, lui ci poteva fissare più se tempo. E sta in sci che in una nuvola di fior, buttata dagli angeli in tanche navi in su, e che finiva in giò, dentro e fuori del car, e comparì una donna, velata di bianco, con ghirlanda d'olive, sotto un mantel verde, vestita d'un color rosso di fiamma viva. E il mio animo, che già mo da tanto tempo, e che aveva no motif de stupis della sua presenza, con grande affan
e senza neanche riconoscerla con Tiech, ma solo per una sua misteriosa virtù, la sentì la potenza dell'amore antico. Appena mi sono imbabagliato la vista con la bellezza che mi aveva colpito fin da bagai, quando sei poco più di un fiore, mi sono voltato a manca e con la fiducia di un fiorin che è il cuore della mamma, quante ga o pagura o dispiace. Per dica Virgilio, go più gota de sang, che la sia minga drea tremà, conosci i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio, che mi aveva abbandonato, Virgilio, padre tener per un mecœur, della sua capacità de guida mi si rifidà. Né tu quel che l'aveva perduto l'antica mam, la impedì che la mia faccia, netada dalla rusada, tornante a piange, la si spurcasse de bel neuf. Dante, perché Virgilio l'indà stanotte a piange? Le pres per piange, che te duore piange, per più sei dolore. Men ammiraglio che a poppa e prua e va a vedere i marinar che a seguis ci alternaf e a incoraggia fa ben in sulla spunta sinistra del car quant me son voltà al son del menom che chi a se regista per necessità ho visto una donna che m'era comparito prima velata sotto una nuvola di fiur rizzai esce vers de mi di chi del fium sebbene un vel che veniva giù dal co incoronata ai frasc, cara Minerva, e che nascondeva interamente la faccia superba, in un atteggiamento di regina. La continuava a parlare, ma quel che lascia in fund i roppi c'è importante. Guardo un ben, su un Beatrice, mettesse per me se devi venire su sto mondo? Sapeva no, che sol chi l'uomo le contenta? Mi se sbassai gli occhi sull'acqua ciara, ma vedendo un riflesso o guarda l'erba e tanta vergogna ho sentito sulla fronte. Come una mamma al fiore la persevera, gli stessi non mi è parito da lei, che le amar al salvor dell'amor, quando questo è il cria. Settecento anni che ascoltiamo questi versi e sono sempre una cosa meravigliosa. Si è parlato anche di fama e sicuramente la Divina Commedia merita tutta la fama che ha avuto in questi secoli. Però, stavo riflettendo prima, anche molti personaggi che vengono raccontati in questa opera hanno avuto la possibilità di essere ricordati nei secoli. Per cui una fama nella fama. Personaggi, ne abbiamo incontrati tanti nell'inferno, ne abbiamo incontrati questa sera nel purgatorio, però io spero che Giovanni Figuera Fabrizio Perrone e Remo Di Martino ce ne facciano incontrare altri settimana prossima quando arriveremo in paradiso. Buona serata a tutti.